semi di speranza per uno dei tanti conflitti senza copertura mediatica che insanguinano il pianeta. La guerra tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh, piccola regione a maggioranza armena che in epoca sovietica finì annessa all'Azerbaigian. Negli anni 90 la guerra ha lasciato sul campo 30.000 morti. L'ultima vampata di violenza è del 2020, quando l'Azerbaigian, supportato dall'esercito turco e da 2.000 mercenari jihadisti, ha massacrato i cristiani armeni. Siamo nel Caucaso meridionale, crocevia di oleodotti di gas e petrolio, dove la Turchia insidia l'egemonia della Russia. Oggi gli equilibri sembrano offrire una chance alla pace. Negli ultimi colloqui mediati da Putin, l'Armenia si è detta pronta a riconoscere il Karabakh come parte dell'Azerbaigian se verrà garantita la sicurezza della popolazione di etnia armena. Si attende ora il sostegno della comunità internazionale.